eccoci qua, benvenuti a Ginnasticomania. Siamo in compagnia di Francesco Poesio, che ospita la nazionale italiana a Riccione da ben ormai 4 anni. Questo è il 4º anno, Francesco, che tu organizzi per quanto riguarda il collegiale della nazionale, le nostre fate azzurre. Sì, ciao Chiara, innanzitutto. Sì, è il 4º anno consecutivo. Il 1º anno è stato il 2018, e poi 2019, 2020, 2021. Questo, diciamo, è un anno in cui siamo, come dicevo anche prima, nell'accoglienza che abbiamo fatto, è l'anno più emozionante. Quindi voglio dire, sentiamo molto questo collegiale dal punto di vista non solo, insomma, di struttura, di formazione, di tutto, ma soprattutto dal punto di vista emotivo. Certo, infatti abbiamo visto la tua accoglienza, ne hai fatte addirittura due in due differenti situazioni, e hai creato una situazione molto bella, molto coreografica, ma soprattutto molto affettiva, perché è questo che si sente, insomma, il vostro affetto e il fatto che queste ragazze, che sono poi oltretutto delle atlete ma sono molto molto giovani, si trovano qui in una situazione di grande sicurezza, molto protette e molto coccolate, giusto? Ma sì, diciamo, il nostro ruolo deve essere soprattutto questo, quello di farle trovare a proprio agio. Ci impegniamo da 4 anni e ci dicono che ci riusciamo abbastanza bene, insomma, questo è il nostro piacere. Noi, certo, abbiamo potenziato la struttura di anno in anno, e tu lo sai perché ci avete seguito. Avete iniziato con, mi sembra, la rincorsa del volteggio, giusto? No, in realtà abbiamo iniziato con le buche, paracadute, okay, perché non c'erano. Non esistevano buche, lui diceva buca nel senso di piscina, qui a Riccione è pieno, no, la buca. La buca paracadute della ginnastica artistica, no. Esatto. E diciamo, no, quello mancava, l'abbiamo fatta per questo nel fine 2017. Poi dopo sono arrivate tantissime cose, a cui la rincorsa del volteggio dei 25 metri, esatto, che insomma... Hai buttato giù un muro semplicemente. Sì, sì, abbiamo buttato giù un muro, diciamo, più che noi, cioè, è stato il comune di Riccione che ci ha dato, certo, questa opportunità su indicazione della direzione tecnica. E poi abbiamo strutturato in tantissimi modi la palestra, abbiamo preso la pedana spit, abbiamo preso le travi da gara, le tavole di volteggio parallele. Tantissime cose, tra cui adesso da un anno abbiamo anche la possibilità di avere la climatizzazione in palestra, che ti dà la possibilità. Apprezziamo tutti moltissimo. Sì, apprezziamo tutti moltissimo, soprattutto il presidente, perché comunque così non suda quando. No, a parte questo, diciamo, soprattutto per le ragazze. Certo. Perché non solo ragazze nazionali, ma anche le nostre, perché comunque anche agosto è veramente caldo. Sì, perché Riccione, dai, adesso c'è un progetto importante, perché visto che abbiamo l'opportunità di poter cogliere i momenti più importanti, tecnici e non solo altre cose, c'è la voglia da anni di voler crescere. Infatti anche Riccione è in Serie A, quindi comunque abbiamo tantissime bambine del vivaio piccole e grandi, certo, che c'è l'esigenza di farle allenare in un contesto dove ci siano strutture importanti e anche una climatizzazione giusta, per evitare infortuni e cose varie, certo, no, col caldo. E parliamo di questa vittoria incredibile di Vanessa Ferrari. L'anno scorso al collegiale, dopo tantissimi anni, Vanessa ha partecipato appunto al collegiale, si è riunita con tutte le sue compagne, e questo a quanto pare le ha portato fortuna, perché è stato il suo anno buono, è arrivata dritta in salute fino alle Olimpiadi, se le è conquistate e ha compiuto qualcosa di incredibile in qualifica, addirittura ha battuto la Biles. Ma infatti io mancava solo Vanessa, perché effettivamente è dal 2017-2018 che le ragazze sono qui, e noi crediamo e siamo fermamente convinti che portiamo fortuna. Questo è un dato tangibile. No, è tangibile, perché nel 2018 c'è stato il primo collegiale, Giorgia Villa diventa campionessa italiana. Nello stesso anno diventano campionesse juniores per gli europei. Esatto. Poi stesso Giorgia Villa diventa nel 2018 campionessa olimpica giovanile a Buenos Aires. Poi siamo arrivati terzi ai mondiali dopo 69 anni. Adesso siamo andati lì. Mancava la Vanessa, che è arrivata qui solo nel 2020. Esatto. Non ha avuto più un infortunio, niente, da quando è arrivata liscio, qui. In salute. Tutto liscio, in salute, e ha preso finalmente la medaglia alle Olimpiadi. Esatto. Quindi io direi che Riccione porta fortuna. Ho ricominciato pian pianino, adesso ho fatto anch'io, non settimana scorsa ma quella prima, una settimana di vacanza, quindi adesso siamo in ripresa.
I problemini comunque ci sono sempre, un po' di acciacchi, tendini, così, quindi bisogna andarci con calma. Ma non solo, non è che porta fortuna, porta molto fortuna, perché cioè, si pensava Vanessa appunto al bronzo, visto che aveva per due Olimpiadi di fila vinto la medaglia, diciamo, di legno, era arrivata quarta, magari puntava al terzo posto, no, l'argento addirittura. Ma perché noi ci mettiamo tutto quando venite qui, ci mettiamo passione, motivazione, amore, certo. C'è l'amore, c'è un misto di amore tra Romagna e Campania, esatto. Quindi diciamo il più dell'Italia, voglio dire. Tu sei proprio Nabula e core, giusto? Io sono partenopeo di origini, orgogliosamente partenopeo, come sono anche orgogliosamente un adottato romagnolo, quindi io amo sia Napoli che la mia città ovviamente d'origine e soprattutto anche Riccione adesso, certo. Quindi perché mi sento come se fossi a casa mia. Quindi, e io credo che comunque siano le due parti, tra le due parti d'Italia più belle dove viverci, insomma. Dove... Sei intervistato in questo momento da una bolognese, Bologna è considerata la Napoli del Nord, quindi Dio li fa poi li accoppia, giusto? Quindi voglio dire, tutto fila sempre, esatto. Tutto liscio. Non quindi... è una coincidenza che siamo tutti qua con queste ragazze che finalmente hanno i cinque cerchi, qui non si vedono, ma hanno i cinque cerchi veramente nel loro cuore. La Alice ha fatto una gara incredibile, cioè con dei punteggi prima nell'all around, esatto. L'Asia veniva da un infortunio, ha fatto un'Olimpiade meravigliosa, la Martina si è confermata dopo... Solida, stabile. Esatto. La Vanessa ci ha fatto morire a tutti d'emozione. E la Mara meravigliosa. Finalmente è riuscita a fare l'Olimpiade, quindi voglio dire, meglio di questo le abbiamo onorate anche per questo motivo qua. Anche Lara è stata a Riccione tre anni fa, quindi voglio dire, sono passate tutte da qui. Anche perché poi il buon umore comunque aiuta tantissimo e si rende di più in generale, è la qualità della vita, no? Giusto? Forse è la tua formula vincente, il tuo X Factor. Ma infatti secondo me è una delle cose più, no, a parte scherzi, insomma, secondo me bisogna, alla vittoria ci si arriva con tanti ingredienti, certo. Con dal punto di vista tecnico, allenamenti, diciamo che c'è un po' tutto l'ambaradà nelle cose, ciao. Salutano. Sì. E, diciamo ci sono tutti gli ingredienti, tra cui è importante anche la serenità e anche la possibilità di scaricare da alcune situazioni. Infatti, certo. Quando le ragazze vengono qui fanno un lavoro importante di preparazione la mattina e poi dopo praticamente il pomeriggio c'è sempre, certo. Un po' di svago, no? Sulle varie cose. Anche quest'anno qui daremo loro l'opportunità di avere un po' di svago, un po' di cose il pomeriggio sera.